non c'è mai stato tanto bisogno di sinistra come in questo momento in Europa. È molto importante e significativo che questo congresso si svolga in Spagna. Nel 1936, in questo paese, in questa terra, gli antifascisti di tutta Europa confluirono per sostenere la Repubblica contro il fascismo. Oggi abbiamo una sfida molto simile. Abbiamo un risorgere dell'estrema destra in Europa e al tempo stesso abbiamo le forze liberali che sostengono il capitalismo liberista, che sono incapaci di una risposta alla crisi. Continuano con politiche che producono impoverimento, squilibri tra le varie aree e paesi d'Europa, disoccupazione di massa, precarizzazione, erosione e smantellamento dello Stato sociale. Quindi la sfida per noi che ci ritroviamo in questi giorni come sinistra da tutta Europa a riunirci qui a Malaga è quello di trovare le strade per un'alternativa di cui si sente il bisogno. Senza sinistra non si combatte neanche il fascismo, il razzismo e il nazionalismo. E quindi non basta neanche soltanto invocare una generica unità dei democratici, perché è proprio l'erosione della democrazia da parte delle politiche neoliberiste che ha portato a questo spostamento a destra della politica e della società. Un segnale molto brutto è arrivato in queste ore dalla Gran Bretagna con la sconfitta di Jeremy Corbyn, che è festeggiata dall'establishment del capitalismo mondiale ed europeo, ma in realtà è una grande sconfitta per la democrazia e per le classi lavoratrici. E un segnale di speranza invece arriva dal grande sciopero a oltranza in Francia, ed è forse da lì che dobbiamo ripartire, da un rilancio su scala europea delle lotte sociali per un'alternativa di società che è sempre più indispensabile. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao.